Ben ritrovati in onda come ogni martedì, come ogni mercoledì, per parlare di calcio. Nella prima parte della nostra trasmissione ci occuperemo del campionato di Serie C, in particolare della Virtus Francavilla. Nella seconda parte del campionato di eccellenza, in particolare del Brindisi. Saluto subito gli ospiti in studio, ai quali rivolgo anche un augurio di buon Natale. Ben ritrovati a Gianfranco Mancino. Ciao Gianfranco. Ciao, auguri a tutti. Agli Ciao, amici e colleghi Tommy La Marina e Andrea Contardi, buonasera. ben Buonasera a ritrovati. tutti. Parte tecnica di questa trasmissione curata da Alessandro Colavito in regia con Alessandro Barnaba in RVM. Vediamo subito quello che è successo in questo turno con l'ausilio della grafica. Non sono mancate anche questa volta le sorprese, se di sorprese ancora si può parlare, soprattutto in considerazione di questa crisi senza fine della Casertana, ormai in caduta libera. Tra l'altro, notizia dell'ultima ora, pare che il presidente D'Agostino, che come sapete aveva deciso di lasciare il progetto e la guida della società dopo la violenta contestazione di domenica scorsa, che aveva portato anche al ferimento di un suo parente, invece abbia deciso comunque di andare avanti su sollecitazione del sindaco di Caserta, quando diciamo che è importante la politica del territorio per Interagisco. sollecitare l'imprenditore a fare calcio. Dunque, questo è il quadro completo dei risultati. È crisi in casa Biceglie, il Rieti batte il Biceglie 1-0, Biceglie che stava per annunciare come direttore tecnico Matarazzi, come sappiamo, che poi in realtà pare abbia rinunciato all'incarico. Comunque il matrimonio non si è concretizzato. Da oggi il Biceglie pare sia anche in silenzio stampa e domenica prossima affronterà la Virtus Francavilla. La Vibonese vede sfumare in extremis la vittoria con la capolista Juve Stabia. Ci sono dei segnali che fanno capire che è l'anno della Juve Stabia, perché la Vibonese è andata in vantaggio al 93esimo, la Juve Stabia ha pareggiato al 96esimo, davvero incredibile. La Viterbese sta, come era prevedibile, mi dire, perché ha un'ottima squadra, continuando a scalare posizioni in classifica. Ha battuto il Potenza 1-0, si ferma la serie positiva della formazione lucana. La Regina espugna il Pinto di Caserta, vince 1-0. Cavese Monopoli 1-1, un'altra bellissima prestazione della formazione del Monopoli. Il Trapani batte e rende 1-0. Di fatto questo era uno scontro diretto considerando la classifica. Il Francavilla, pur sudando, batte la Paganese 1-0 e torna alla vittoria. 0-0 tra Sicula, Leonzi e Catania. Anche qui dura contestazione da parte dei tifosi del Catania ai loro giocatori. E infine Matera Catanzaro 1-1. Il Matera ferma il suo ex allenatore Auteri. Ha riposato il Siracusa per una classifica che ormai vede la Juve Stabia in fuga, perché di fuga si tratta, e questa è la più grossa sorpresa di questo campionato, perché alla vigilia nessuno aveva inserito la Juve Stabia tra le formazioni che potessero ambire alla promozione diretta, ma sta facendo qualcosa di straordinario la formazione delle Vespe. Segue il Trapani a 30 punti con il Rende, il Catanzaro rallenta leggermente a quota 28 con il Catania. Vedete, la Virtus Francavilla si tira fuori dalle sabbie mobili con questa vittoria molto preziosa. Chiude il quadro sempre la Paganese con 5 punti. Il Matera ha recuperato qualche punto in classifica grazie al ricorso vinto. Le sono stati restituiti 3 degli 8 punti penalizzazione, ma attenzione, perché a breve il Matera avrà altre pesanti penalizzazioni, e soprattutto altre pesanti penalizzazioni le avrà anche la Regina, che forse già dalla prima settimana di gennaio potrebbe scendere proprio sotto la Virtus Francavilla. Dunque, questo è il quadro completo. Se riuscite in 30 secondi a raccontarmi la giornata, a dirmi cosa, rivediamo il quadro dei risultati, cosa vi ha stupito maggiormente, Gianfranco. Allora, a me mi ha stupito tantissimo la Juve Stabia che ha lottato fino alla fine. Poi in questi giorni si parla molto di mercato per la Juve Stabia, no? Si parla di Castaldo che possa passare. Non so se ti ricordi, qualche anno addietro la Juve Io ho Stabia detto, infatti. era prima e poi al girone di ritorno sconvolse la squadra e sappiamo come è andata a Io non finire. toccherei nulla. Beh, Castaldo lo prenderei perché fa la differenza, però la Juve Stabia è un giocattolo che gioca benissimo. Assolutamente. Tommy. Il risultato, sì, anche a me ha sorpreso, è stato il pareggio della Juve Stabia fuori casa, arrivato al 96esimo, stava perdendo fino al 93esimo con il gol in extremis e poi si è salvata al 96esimo, quindi dopo 3 minuti.
L'altra partita che mi è piaciuta è piaciuta in termini di risultati, quella del Francavilla. Si è, come hai detto tu, tirato delle sabbie mobili, quindi ha lasciato la zona calda, la zona dei playout, quantomeno la zona bollente, la zona perché lì è ancora bollente, calda. esattamente, anche se con una prestazione non proprio convincente, perché ha Eh sì. fatto fare anche una bella figura alla Paganese in trasferta. Andrea? Bah, io mi aspettavo sicuramente qualcosa di più dal Catania e il Catanzaro, che giocando in trasferta, ma comunque con un avversario alla portata, potevano sicuramente fare qualcosa in più perché potevano, non dico buttarsi all'inseguimento della Juve Stabia, che comunque ha un vantaggio ampio, però potevano almeno sorpassare Trapani e Rende, che ovviamente si affrontavano a vicenda e quindi magari in caso di pareggio, in caso di vittoria appunto di Catania e Catanzaro, potevano quantomeno, no? Guadagnare una posizione diversa. E purtroppo per loro così non è stato e quindi io le vedo come due grandi delusioni, ovviamente non quanto sta facendo la Casertana, perché ovviamente era lecito aspettarsi qualcosa di più dalla formazione casertana, però anche Catanzaro e Catania hanno insomma il dovere di rendere vivo questo campionato fino alla fine. È chiaro che poi è probabile che tutto quello che ci stiamo dicendo in queste ore, alla luce di quello che sta accadendo a Roma e quindi questa, io non la chiamo riforma, io direi più semplicemente che si sta ritornando a quella che è la normalità, comunque questa rivisitazione, chiamiamola così, del campionato di Serie B, l'allargamento delle promozioni dalla C alla B, la scelta di riaprire praticamente ripescaggi, potrebbe cambiare praticamente tutto, nel senso che la sensazione è che le squadre che sono rimaste deluse lo scorso anno dal mancato ripescaggio per il taglio netto e inspiegabile del numero di squadre in Serie B possano essere in qualche modo risarcite con il ripescaggio in Ripescaggio. questa stagione. Quindi questa è la sensazione che si respira appunto in queste ore negli ambienti federali. Vediamo velocemente proprio in un minuto quello che è successo tra Francavilla e Paganese e poi vi faccio ascoltare quello che ha detto Magri lunedì a Di Calcio nella nostra trasmissione in diretta da Firenze. Il Francavilla torna alla vittoria, pur soffrendo, batte una buona Paganese nel Franco Fanuzzi. 3-5-2 per Trocini con Nordi tra i pali, difesa che presenta Pino Sirri e Caporale, a centrocampo Albertini e Pastore sugli esterni con Folo, Ruscio, Monaco e Lugo in cabina di regia, in attacco Sparacello e Sarao. La Paganese presenta terminale più offensivo, l'ex di turno Parigi. La gara è fortemente alterata dalle pessime condizioni del terreno di gioco, mai così brutto dall'inizio della stagione. A causa proprio del campo, il primo tempo scivola via senza grosse emozioni. La Francavilla appare abbastanza intimorito, ha troppo bisogno di vincere, la palla sembra scottare. Nella ripresa al 18esimo, l'episodio che cambia il match, la Paganese resta in 10 per l'espulsione di Gori. A questo punto Trocini prova ad avanzare il proprio baricentro, entra Mastropietro al posto di Pino, al 28esimo il gol partita del solito Sarau. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Lugo è precisissimo l'attaccante ex Monopoli di testa a battere l'estremo difensore campano. Francavilla 1, Paganese 0. La Virtus a questo punto ha diverse opportunità per raddoppiare, la più clamorosa al 34esimo quando Monaco si invola in contropiede ma pecca clamorosamente di egoismo, non scarica Sarau e cerca la gloria personale, la sua conclusione viene deviata in corner. Al 43esimo clamorosa opportunità per la Paganese, scarpa a botta sicura, strepitoso Nordi che salva il risultato ed il Francavilla non succederà più nulla. La Virtus torna a sorridere. Francavilla 1, Paganese 0. Trovata la palla, eh. Allora, anche qui velocissimi, poi ascoltiamo Magri, gara condizionata dagli episodi, nel bene e nel male, come era prevedibile, perché su quel campo è difficile non giocare, è difficile camminare, sono sabbie mobili, non è neppure fango praticamente, ormai è in condizioni veramente disastrose. Povera Virtus e povero Brindisi che dovranno giocarci tutto il campionato. Stagione. L'errore di Monaco, gravissimo, prima, che non ha dato palla a Sarao e sarebbe stato presumibilmente lì il 2-0, e poi l'errore di Scarpa dall'altra parte o il miracolo di Nordi che di fatto ha blindato la partita. Andrea. Ma è stata una partita, come hai detto tu, caratterizzata dagli episodi. Su un campo del genere era facile prevedere che solo episodi di questo tipo potevano decidere
il risultato alla fine. Bravo Sarau a crederci, a trovare il gol che ha deciso la gara, bella l'esultanza condivisa con tutta la panchina, a testimonianza che c'è almeno da questo punto di vista compattezza e voglia di vincere, quindi mi è piaciuto tantissimo questo che ho appena detto. E poi sì, ha passato sicuramente un brutto quarto d'ora a Monaco, perché ha avuto la possibilità di servire un compagno, un attaccante che era sicuramente posizionato meglio, e concedere a lui la patata bollente, quindi la possibilità di sbagliare o mettere al sicuro il risultato, è stato egoista, quindi immagino anche dalla panchina, insomma, quante parole siano arrivate al giovane calciatore della Virtus. Poi fortunatamente Nordi è stato lucido nell'uscire così repentinamente, chiudendo lo specchio a scarpa, che è stato a mio avviso poco lucido nel mancare, ecco, non trovare l'angolino giusto, e poi Nordi, insomma, non poteva togliersi, quindi 50-50, miracolo ed errore secondo me. Allora, velocemente, 10 secondi a testa, Gianfranco, Tommy? Io sinceramente... Diciamo, comunque, facciamo una premessa, che serviva vincere, poi sì, come arrivava la vittoria contava poco. La partita è stata caratterizzata da dover fare per forza il risultato... no, la il che rende anche il pallone particolarmente, ecco, scottante. Poi dopo il gol si è visto una squadra più sciolta e più sicura, che ha rischiato più volte di andare a fare gol. Tommy. Sì, la partita, abbiamo già detto, non bella, chiaramente caratterizzata, non bella, caratterizzata da episodi, si sarebbe dovuta risolvere da episodi, come poi è successo con il calcio d'angolo di Lugo Martinez per la testa di Sarau. Questo campo ha fatto fare anche una bella figura alla Paganese, perché la Virtus non ha praticamente, secondo il mio avviso, giocato a pallone, le azioni non si sono viste, quindi si è un attimo rimpallato il tutto, e poi i due errori di Monaco, che per essere un centrocampista è stato insolito questo errore, perché mi aspetto da un attaccante questo egoismo, mi aspetto da una punta, non da un centrocampista, che avrebbe avuto due chance per passare la palla o a destra o a sinistra. E poi l'errore di Scarpa, diciamo, è stato più errore di Scarpa che miracolo di Nordi, perché è stato abbastanza centrale il tiro. Allora, sentiamo quello che ha dichiarato il presidente della Virtus Francavilla, Antonio Magri, lunedì, è intervenuto in diretta a Di Calcio, la nostra trasmissione regionale, mentre era a Firenze all'assemblea di Lega Pro. Ha parlato della proposta lanciata dalla Lega Pro, che poi è stata discussa qualche ora dopo in Consiglio federale, di aumentare le promozioni in B. Sapete che poi alla fine si è deciso di fatto che la B sarà nuovamente a 22 squadre, e poi chiaramente ha parlato anche della vittoria della Virtus contro la Paganese. Sentiamo Magri. Allora, Presidente, oggi è in corso l'assemblea di Lega Pro. Io prima ho detto è una categoria, un campionato che di fatto è un cantiere aperto, perché ancora non sappiamo quante squadre dovranno salire in Serie B in particolare, come sarà riformato e se sarà riformato questo torneo. Ci dica subito innanzitutto qual è l'atmosfera e se c'è qualche novità. Ma sì, diciamo che l'assemblea è finita qualche ora fa, io sono ancora qui a Firenze, e la proposta, diciamo, che abbiamo votato prevede in pratica 5 promozioni dalla Lega Pro alla Serie B, quindi 3 dirette più 2 dai playoff, con facendo praticamente due finali playoff, quindi i playoff verrebbero divisi in due tronconi, poi fare due finali. Quest'anno la novità è che si farebbe andata e ritorno e non finale unica, e poi praticamente le retrocessioni dovrebbero essere in questo caso 7 retrocessioni, e quindi praticamente dovrebbe esserci, ripeto, però è ancora solo una proposta che abbiamo votato noi come Lega Pro, poi va portata in Consiglio federale domani, quindi dovrebbe esserci una retrocessione per girone e poi le altre 4 attraverso i play-out. Quindi nel nostro girone ci dovrebbe essere una retrocessione e poi 2 squadre che si giocano l'altra retrocessione con play-out. Ecco, Presidente, ma è stata ed è una stagione terribile, no? Si è iniziato con grande ritardo, secondo me lo stesso Francavilla ne ha risentito tantissimo di questa preparazione durata praticamente pochissimi mesi. Lei crede sinceramente che si sia ad una sorta di svolta definitiva per il calcio italiano? Perché ripetere un'altra estate così, secondo me, è davvero massacrante. Io credo che c'è bisogno di regole certe e soprattutto che le regole vengano fatte rispettare. Noi abbiamo fatto questa ulteriore proposta, cioè chi non paga una scadenza federale intanto non può fare mercato, perché noi abbiamo oggi tante squadre che
non onorano, diciamo, gli impegni, ma che continuano a fare mercato, a rafforzarsi e quindi in sostanza a fare concorrenza sleale alle squadre che invece pagano regolarmente e che rispettano le regole. Perché è chiaro che, voglio dire, sarebbe facile prendere giocatori che poi uno non può pagare, certo, che non si può permettere, quindi vincere sul campo, togliere punti sul campo a chi invece fa le cose, diciamo, rispettando le regole. Quindi chi non paga una scadenza federale non può fare mercato, chi non paga due scadenze federali deve invece essere escluso dal campionato. Quindi queste sono le proposte che noi abbiamo fatto e che domani approderanno nel Consiglio federale, e ci auguriamo che vengano approvate, perché altrimenti si parla sempre di riforme, ma ripeto, poi se non si stabiliscono le cose più semplici e più facili, non si va avanti. Assolutamente. Presidente, un'ultima cosa e poi la liberiamo, riguardo alla sua Virtus. Ieri sono arrivati 3 punti davvero importantissimi. Sì, 3 punti importantissimi, una partita che sembrava sulla carta, diciamo, più semplice, ma in realtà non lo era, perché la Paganese comunque è venuta a Francavilla per cercare, insomma, di strappare almeno un punto dopo la buona prova che aveva fatto domenica scorsa contro il Matera. E chiaramente il campo non ci permetteva di giocare tanto, insomma, palla a terra, e quindi non era assolutamente facile. In questo caso noi dovevamo fare la partita, quindi non era assolutamente facile, insomma, riuscire a ottenere i 3 punti, però alla fine ci siamo riusciti, la squadra comunque ci ha creduto fino alla fine. È chiaro che ci sono tante cose, insomma, da migliorare, qualcosa faremo a gennaio per cercare di rafforzare la squadra e cercare di risalire al più presto la classifica. Perfetto, Presidente, grazie. Non so se Gianni vuole aggiungere qualcosa. No, le volevo chiedere, ecco, un giudizio un po' più generale sul girone, no? Se magari ci sono delle sorprese che le ritiene tali, oppure, ecco, questa Juve Stabia che sembra candidata per la Serie B. Ecco, una sua valutazione, Presidente, sul campionato in generale. Ma direi, ecco, che la Juve Stabia, io credo che è la squadra realmente candidata a vincere questo campionato, perché è una squadra di categoria, una squadra che è partita senza grandissime aspettative e che ha una squadra, insomma, che si riconferma già dall'anno scorso con lo stesso allenatore. E rispetto al Catania, per esempio, che ho visto anche contro di noi, insomma, un po' in difficoltà, una squadra che chiaramente con grandi nomi, ecco, che però proprio queste grandi piazze a volte soffrono, diciamo, queste grosse aspettative, queste grosse pressioni. Quindi credo, ecco, che la Juve Stabia, secondo me, abbia tutte le carte in regola per vincere, e come alternativa io vedo il Catanzaro e poi dopo il Catania. Queste le dichiarazioni di Magri, abbiamo parlato appunto di queste novità che riguardano il campionato di Serie C. Allora, il momento del Francavilla, 2 vittorie nelle ultime 7 gare, la partita con la Paganese è importantissima, perché di fatto serviva vincere, abbiamo detto prima, senza soffermarsi troppo sulla prestazione, però da qui all'inizio del mercato, quando oggettivamente qualcosa dovrei farlo, anche in termini numerici, perché adesso andò via anche Lugo Martinez, oggettivamente la coperta è corta, tanto a centrocampo quanto in difesa, in attacco non tanto, però centrocampo e difesa sicuramente in questo momento la coperta è corta, hai partite delicate. E anche in attacco però? Cioè in attacco hai solo 2 giocatori, insomma, è più Anastasi insomma. Rientra comunque, no? Non è che sia proprio te la puoi giocare comunque. Folta come cosa. Domenica è lo scontro diretto di Biceglie, a Biceglie, contro una squadra che sarà particolarmente arrabbiata. Poi il 26 c'è la partita del Fanuzzi con la capolista Juve Stabia, quindi sicuramente il momento continua a rimanere delicato. Però vi chiedo, secondo voi questa vittoria può rappresentare in qualche modo una svolta, Andrea? Ma secondo me la svolta è partita già dalla partita precedente a Catania, nonostante la sconfitta, perché la prestazione a me è piaciuta, sì, sì. È stata una squadra quadrata, insomma. Se non ci fosse stata quell'ingenuità... Non ti stia girando bene quest'anno, è fuori discussione. Col Monopoli hai preso il rigore al 95esimo.
hai preso rigore al 95esimo con il Catania, hai preso gol al 93esimo con la Casertana in maniera assolutamente immeritata, hai perso quella partita, che non ti stia girando bene, credo che su questo non ci siano dubbi. Sì, però dal punto di vista della compattezza del, di un disegno tattico diverso. Però c'è sempre, scusa Andrea, c'è sempre un avversario che ci crede fino al 95esimo. Ma ci mancherebbe, per carità. Non è... per carità. Quindi tornando insomma da Catania ci aspettavamo sicuramente, no, non ci aspettavamo, ci poteva stare, non una partita dominata dalla formazione etnea, così non è stato. L'episodio purtroppo nel finale ha tolto un punto meritato alla Virtus Francavilla, però questa rabbia secondo me è stata riversata poi sul terreno di gioco del Fanuzzi nel turno successivo. Certo, l'avversario era più alla portata rispetto al Catania e è arrivata comunque la vittoria, perché al di là della prestazione, al di là dell'episodio nel finale per la Paganese che poteva strappare il pareggio al Fanuzzi, è stata una vittoria tutto sommato convincente. Quindi il punto di svolta secondo me si è arrivato, ma nel turno successivo, nel turno precedente, non nell'ultimo match. Allora, c'è Alessandro Colavito che mi sta facendo il conto alla rovescia per dividermi chiaramente la trasmissione prima di dare la linea alla pubblicità. Dovremmo farci, Alessandro, mandare in onda questo sondaggio realizzato da Filippo Melillo oggi a Francavilla Fontana. Come ogni settimana Filippo ha raccolto un po' le impressioni dei tifosi. Torna la vittoria la Virtus contro la Paganese, 3 punti che fanno morale, fanno classifica. Andiamo a sentire nuovamente il parere dei tifosi. Allora, abbiamo il signor Pasquale Maggiore. Segue la Virtus più o meno rispetto agli impegni lavorativi. Cosa pensa dell'attuale momento della squadra? Beh, non è che sta andando tanto male, però neanche tanto bene. Non è che la seguo proprio, però vedendo la classifica, insomma, non è che sia proprio. Però. Il signor? E Vincenzo, candida. Allora, la Virtus finalmente vince contro la Paganese. Che cosa significa questa vittoria? Beh, significa che stiamo un po' su col morale. Questi 3 punti hanno fatto bene per la classifica e per noi tifosi, soprattutto. Finalmente sì, ci prendiamo i 3 punti e guardiamo avanti la prossima partita. Ecco, che cosa non ha funzionato secondo te finora? Guarda, non saprei, perché partite non ne ho viste poche, però forse i giocatori non vanno d'accordo, forse è l'allenatore che non gira bene la squadra. L'unica cosa positiva sono i 3 punti, perché sul resto non c'è niente ancora. Quindi speriamo che faccia un po' di morale la squadra e che sia di buon auspicio per il proseguo del campionato. Nordi si è rivelata una garanzia. Ancora non si sa, devo essere sincero, ancora non si sa, dovremmo vedere a gennaio. A gennaio bisogna intervenire sul mercato? E io penso proprio di sì, il mister deve provvedere, perché sicuramente non va bene così la squadra, non ci dà soddisfazione nel campo. Lugo Martinez è andato via, rimpianti? Secondo per quello che ho visto io, secondo me sì, lui doveva rimanere a Francavilla, perché è un buon giocatore. Sono scelte che sta facendo già la società per quanto riguarda già il mercato di gennaio, e sono scelte che si devono fare. Dobbiamo fare dei aggiustamenti e la società sa già come muoversi. E adesso che cosa servirebbe? Servirebbe un attaccante, un centrocampista e un po' la difesa, perché sta facendo acqua ultimamente. Stiamo prendendo troppi gol. Un pizzico di fortuna forse è mancato finora, no? Quello sì, indubbiamente, anche se la fortuna ce la dobbiamo anche creare. Sono fiducioso, dai. Si salverà la Virtus? Beh sì, sicuramente, credo. Almeno le potenzialità ce l'ha, poi non lo so. Ok, allora è chiaro che poi il calcio è bello, perché come dico sempre, materia gassosa, anzi liquida, talvolta gassosa, quindi ognuno di noi ha un parere diverso. Però credo siamo tutti d'accordo nel dire che l'attaccante non serve. L'unica cosa che non serve è l'attaccante, perché penso che in assoluto la coppia Sarau-Partipilo sia una funzioni delle più belle di tutto il campionato, no? Su questo siamo d'accordo. Forse di categoria superiore. Esattamente. Forse. Esattamente. Sì. E anche su Nordi non abbiamo dubbi, perché è un portiere. No. Anche lui di categoria superiore. Anche lui di categoria. Perfetto, allora su questo siamo tutti d'accordo. Il leitmotiv di questa intervista, insomma, è che l'andazzo della squadra non convinca proprio i giocatori, i tifosi ovviamente, perché 10 punti in classifica sono... 13, se non sbaglio, punti in classifica della Virtus sono un po' pochini per il potenziale. No, allora, che la Virtus abbia raccolto meno
di quello che ci si aspettava è fuori discussione. Se avete qualcosa da scrivere, scrivetelo chiaramente sotto la nostra diretta Facebook. Ci stanno seguendo in tanti e leggeremo i vostri messaggi chiaramente in diretta. Oliva, 16 andremo... punti, comunque non 13, volevo dire. 16 punti sono in pressione. Sì, è chiaro che qualche punto in più al giro di boa. Adesso bisogna capire come andranno le prossime due partite. Però nell'ottica di queste prime di questa prima parte del campionato, diciamo, qualche punto in più avresti meritato di averlo e avresti dovuto comunque averlo per stare poi più tranquillo nel girone di ritorno, quando devi fare adesso invece necessariamente qualcosa in più rispetto a quello che hai fatto nel girone d'andata per essere certo della salvezza, al netto di quello che poi sarà il disastro delle penalizzazioni. Però Fabrizio, secondo me sta influenzando anche in maniera negativa il fatto che ci siano delle formazioni che sembrano già essere candidate, no, alla retrocessione, punti alla mano o penalizzazioni, come dici tu, sì, che arriveranno, e quindi magari avere quella la sensazione che comunque sei salvo al di là dei risultati non ti dà magari quella cattiveria. Fermo restando che per me è un campionato falsato dal primo minuto, perché dal primo momento, perché è un campionato che ha costretto le squadre che avevano programmato un ritiro e una preparazione complessiva di un mese a fare tre mesi di preparazione. Ha costretto le squadre a scendere in campo con due mesi di ritardo rispetto alla data che era stata prestabilita. Ha costretto le squadre a giocare spesso i turni infrasettimanali per recuperare i turni persi e far recuperare le partite perse alle squadre che o non sono scese in campo o non hanno voluto scendere in campo, e quindi secondo me è stato un po' tutto alterato, soprattutto in questo girone d'andata. E poi Fabio, scusami, non puoi fare un... diciamo, il fatto delle squadre a 22 il prossimo anno, no? Nel bel mezzo di dicembre a cambiare le regole in corso, ecco, non è... ormai, sì, no, ma io una domanda, puoi fare un regolamento che non va bene, ma ormai i regolamenti li cambiano in corso, non è... Io una domanda per tutti: a cosa è servito ridurre solo per questa stagione il numero, ma quello è una cosa, se non per punire il Catania e quelle che devono essere, ma lo sai cosa pensi? Il problema è, Fabrica, adesso la Ternana, le altre squadre che hanno vinto il ricorso, come saranno compensati questi qua? No, perciò io con ripescaggio, forse, ho detto, no? Perciò ho detto, ma guarda, se ci sono sei posti e si è deciso di fare, anziché allargare le promozioni, lasciare le tre promozioni dirette e poi mettere dei ripescaggi, mi fa pensare che l'Entella di turno, il Catania di turno, possa in qualche modo essere... Ma ci può essere anche, possiamo anche esagerare, azzardare, ci può essere anche il Bari che possa essere ripescato. Doppio salto, guarda Gianfranco, io ormai non mi meraviglio più, anche se il doppio salto di categoria non è più possibile ormai da 8 anni, perché è stata introdotta una norma delle NOIF che ha stabilito che le squadre neopromosse non possano saltare un campionato senza averlo mai disputato neppure per una stagione. Però diciamo che io ormai non mi meraviglio più di nulla, non mi meraviglierei se succedesse una cosa del genere. No, perché l'altro giorno il presidente della Nocerina ha rilasciato un'intervista dicendo ma perché hanno messo il Bari nel nostro girone? Li hanno divisi. L'allenatore della Nocerina. L'allenatore. Perché ha detto un campionato falsato, perché falsato. Nessuna di noi può ambire al salto di categoria. No, ma non esiste. Non era della Nocerina, scusa, della Turris. Turris, tant'è, sì, che, sì. Tant'è che stamattina il presidente della Turris, proprio in virtù di quello che è emerso dal Consiglio federale e dall'Assemblea di Lega Pro, ha fatto sapere che si sta già muovendo per partecipare all'eventuale ripescaggio della Turris dalla D alla C. Anche se nel caso della Turris c'è il problema impianto, che non sarebbe omologato chiaramente, ed è una condizione sine qua non questa per i ripescaggi, anche se i criteri usciranno soltanto il prossimo 31 gennaio. Questo poi apre altri capitoli, nel senso che immaginate quante piazze dall'eccellenza in su adesso già stanno pensando a, però insomma, con i requisiti minimi almeno, con i requisiti minimi, un passo alla volta. Allora facciamo così, un po' di pubblicità e poi abbiamo Mariano Fernandez, direttore sportivo della Virtus Francavilla. Allora, sicuramente è stata una settimana particolare in casa Francavilla, l'addio di Domenico Fracchiol, l'arrivo di Mariano Fernandez, che attualmente era al Milano City, che è una società del girone A di Serie D, molto ambiziosa tra l'altro, e che però dalle nostre parti conosciamo bene, perché è stato già DS del Matera e DS del Cerignola. Sentiamo quello che ha dichiarato al termine della gara con la Paganese. Dalla telefonata del presidente, che ho avuto modo di conoscerlo in passato, e niente, poi ci siamo sentiti, ci siamo incontrati e abbiamo trovato l'accordo. Per me, come l'ho detto già prima in un'altra intervista, è
è un piacere venire a lavorare in una società del genere, con un presidente del genere, e so quello che hanno fatto e so quello che vogliamo fare in futuro, quindi... Cosa le ha chiesto il presidente? Come? Cosa le ha chiesto il presidente? Il presidente mi ha chiesto quello che si chiede in generale a un direttore sportivo, cercare di trovare un equilibrio dentro la squadra e tutto quello che c'è intorno, perché è stata una partenza che nessuno aspettava, ma nel calcio questo capita. E l'importante è essere intelligente, capire dove sono le problematiche per sistemarla. Qua c'è gente che già ha fatto calcio, lo ha fatto molto bene, c'è una società solida dietro che vuole continuare a crescere. Ci sta che magari i programmi erano altri, adesso sicuramente non cambia niente, l'unica cosa è continuare a lavorare, cercare di creare un gruppo di lavoro sia dentro che fuori al campo. Mister, una cosa, l'abitudine di essere, una partita, su questa partita bisognava vincere, la Virtus doveva, cioè, in qualche modo... Sì. Sì, sapevamo che la Paganese è comunque una squadra difficile da affrontare. Domenica scorsa perdeva 2-0, poi sono stati bravi a ribaltarla, una squadra tosta, e conosco perché ho avuto modo di lavorare là, e quindi non era per niente scontato. Una partita complicata, penso che l'abbiamo interpretata molto bene in un campo di gioco che era difficile giocare, quindi siamo stati intelligenti a trovare le chiavi per arrivare alla vittoria. C'è stato diverse occasioni che prima non siamo riusciti a concretizzare, però a me mi è piaciuto l'atteggiamento, la prestazione, la voglia della ricerca della vittoria che dopo è arrivata. Nel mercato delle porte dove dovrete intervenire? Ma sicuramente adesso del mercato non abbiamo parlato, io sono arrivato da poco, quindi avrò modo di conoscere ancora meglio i ragazzi, e sicuramente se andremo a fare qualche movimento del mercato è per dare un salto di qualità alla squadra e dare caratteristiche magari al mister che ha bisogno lui. Quindi adesso abbiamo due partite, sinceramente non mi va tanto di parlare del mercato perché abbiamo due partite molto importante per noi, e quindi ci dobbiamo concentrare alla partita di Biceglie. Oggi è stato bello vincere, ma ormai è passato, quindi dobbiamo pensare a Biceglie adesso. Ok, grazie. Allora, una figura nuova, Gianfranco. Io penso che anche per Fernandez sia una esperienza completamente nuova, perché lui è stato abituato comunque in grosse piazze, società, e più che grosse piazze, in società che operavano in maniera completamente diversa rispetto a quella di Antonio Magri, che è una società costruita a costruire, abituata a costruire. Cerignola e Matera invece avevano esigenze diverse. L'importante è ossatura già alle spalle. Disponibilità economiche. Più che altro a livello economico. Mm. Quindi. Beh, io penso che lui è una persona di esperienza, anche perché ha fatto il calciatore, quindi sicuramente si metterà sulla riga della Virtus, no? Io penso che qualcosina la prenderanno, però lui ha detto una cosa giustissima, ha detto adesso non pensiamo né più né alla partita che abbiamo vinto e né al calciomercato, dobbiamo pensare che abbiamo due partite, di cui una a Biceglie, che va affrontata in un contesto diverso di come è stata affrontata la partita, perché il terreno di Biceglie è ostico, però nello stesso tempo è un terreno che ha sempre portato bene alla Virtus, quindi penso che si devono concentrare per questa partita qua, andando là a fare una partita senza timori, senza paura. Anche perché è uno scontro diretto a tutti. È uno scontro diretto perché sinceramente il Biceglie non è una brutta squadra, è una squadra che gioca bene. Sicuramente uno dei giocatori in assoluto più in forma poi della Virtus. Sinceramente, se il nuovo DS ha i contatti in Argentina, sarebbe bello pure portare qualche giocatore importante dall'Argentina.
sicuramente uno dei giocatori più importanti per la Virtus Francavilla è Manuel Sarao, è stato il grande colpo di mercato della scorsa estate, è tornato al gol domenica scorsa contro la Paganese, sentiamo quello che ha dichiarato. Ma sì, serviva sicuramente la vittoria perché era una partita importante, non era l'ultima del campionato, quindi comunque valeva sempre 3 punti come tutte le altre. Siamo contenti di essere riusciti a portare a casa il puntino pieno perché era importante. Finalmente dopo 5 partite arrivava il tuo gol, proprio a distanza dall'ultima vittoria che si trascina la Virtus. Sì, sono state partite difficili dal punto di vista dei risultati, quindi comunque anche gli attaccanti le risentono perché le occasioni vengono praticamente a mancare, però magari in una prestazione meno brillante di altri sono riuscito a portare il bottino pieno e questo è l'importante. Come ti sei trovato con Sparacello? Comunque c'è stata una buona intesa, tu che sei abituato a giocare con una seconda punta che parte di oggi mancava, però questa azione che ho fatto offensiva è stata buona. Sì, no, mi sono trovato bene, è un ragazzo che si allena sempre bene, si sbatte durante la partita, questo è importante perché ci vogliono dei cambi che possono aiutare al mister a creare occasioni durante la partita. Bisogna dare la continuità a questo risultato. Sicuramente bisogna dare prima di tutto continuità alla prestazione, poi il risultato è frutto di tanti dettagli. Effettivamente tu non hai messo tante palle giocabili nelle ultime partite e sinceramente anche oggi io vedo che manca molta lucidità in fase di costruzione, voi oggi avete sciupato un contropiede clamoroso quando poi la cosa è andata in fronte. Sai, quando comunque le prestazioni, i risultati vengono un po' a mancare, anche la fiducia, magari le giocate di tanti ragazzi tecnici vengono a meno, soprattutto su questo campo. Però in questo momento il campo è questo e deve essere la nostra forza. Dobbiamo chiudere le partite prima perché oggi poi abbiamo rischiato di pareggiare una partita praticamente dominata, quindi le partite vanno chiuse prima. Grazie. Ciao Fabi, ciao. Allora, queste le dichiarazioni di Sarao, domenica scorsa era assente Partipilo, accanto a Sarao c'era Sparacello, ascoltiamo questa breve dichiarazione anche dell'attaccante che domenica scorsa si è sacrificato molto, dobbiamo dire, non ha trovato il gol, però si è sacrificato molto per la squadra. Sì, oggi, come ho detto prima, l'unico nostro obiettivo era vincere, giocando bene, giocando male, dovevo vincere la partita, era la cosa più importante. È normale che purtroppo quando fai le prestazioni e non arrivano i risultati, il pallone comincia a scottare, però adesso dobbiamo lavorare, abbiamo una settimana per preparare la partita di Bisceglie e dobbiamo andare lì a fare la nostra partita perché è un'altra partita fondamentale per il nostro cammino. Non mai segnato, non hai messo il critico su questa partita, hai giocato molto di sponda, passato dallo sporco, comunque è stato importante per l'economia della squadra. Sì, peccato per il palo alla fine, però come ti ho detto prima, l'importante era portare questi 3 punti a casa che ci danno morale, ci fanno lavorare con un'altra mentalità, perché è inutile negare che avevamo un po' la testa piena in queste settimane, quindi era importante vincere, poi il resto penso che i gol arriveranno. E allora domenica alle 20:30 c'è Bisceglie Virtus Francavilla, tra poco 100 Sport Magazine Brindisi Calcio, prima però abbiamo il nostro giochetto dei pronostici.
che vede il sottoscritto saldamente in testa. Ho vinto praticamente quasi tutte le puntate, tranne una. Voi mercoledì scorso, non so se avete visto, siamo stati in diretta. Ne ho vinte due, quindi già stai mentendo. Vabbè, non è vero, ne ho vinta una. L'anno scorso, la settimana scorsa, siamo stati in diretta, avevo stravinto anche il turno precedente. Perfetto, vabbè, comunque, scusami, fatta questa premessa. Sì, sai che la partita la faranno alle 6:30, stanno facendo di tutto. Per anticiparla? Sì. Perfetto, allora grazie per l'informazione. Vediamo il prossimo turno del campionato di Serie C. Chi vuole iniziare? Ci sono volontari? Sì, non ho paura. Contaldi? Ho studiato, sì, ho studiato. Allora, un attimo di pazienza, dicono dalla regia. Sarà un turno molto importante perché sono delle partite molto delicate. Ricordiamo che tra l'altro si giocheranno due gare in tre giorni, perché poi si scenderà in campo il giorno di Santo Stefano, il 26, la Virtus Francavilla ospiterà alla Fanuzzi la capolista Juve Stabia, possiamo già dire capolista Juve Stabia perché è già matematicamente campione di inverno. Allora, iniziamo da Andrea, dai. Sì. Catania-Cavese. 1. Catanzaro-Siracusa. Però non essere coperto dalla grafica mi dà fastidio. Ripeti, scusa. Catanzaro-Siracusa. 1. Juve Stabia-Matera. 1. Monopoli-Rieti. X. Sono troppi 1. E poi Monopoli si arrabbiano quando non dico che non vince. Mi dispiace, ma... Sì, la settimana scorsa... Sono arrabbiati, ma non è per cattiveria. Paganese-Trapani. 2. Potenza-Casertana. Qui mi gioco la doppia. 1x. Regina-Vibonese. 2. Rende-Viterbese. 1. Tommy. Ce ne hai altre? Io sono pronto, anche altri campionati. Pronti. Catania-Cavese. 1. Catanzaro-Siracusa. X. Tommy fa di tutto per fare saltare Auteri ogni settimana. Tu noti? Non ci sono buoni rapporti. Juve-Stabia-Matera. Juve-Stabia-Matera. 2. Scusate, 1. 1. 1. Tommy. Monopoli-Rieti. X. Paganese-Trapani. 2. Potenza-Casertana. 1. Regina-Vibonese. X. 2. Rende-Viterbese. 2. Poi mi spiegate tutti che vi ha fatto la regina, che reduce dalla vittoria di Caserta. Infatti. Appunto, no? Ha vinto Catania fuori. Cavese, Gianfranco Mancino. Allora, Catania-Cavese 1. Catanzaro-Siracusa. Catanzaro-Siracusa 1. Juve Stabia-Matera. 1. Monopoli-Rieti. 1. Paganese-Trapani. Paganese-Trapani 1x. Potenza-Casertana. 2. Regina Vibonese. Regina Vibonese, Vibonese pareggio, X. Rende Viterbese. Rende Viterbese, Rende Viterbese 1. Tocca a me, prendete appunti da casa. Catania Cavese 1. Catanzaro Siracusa. Ci metti 40 minuti per ogni volta, è X. Facile indovinare. Eh? Juve Stabia Matera. Guardate quante macchie. Juve Stabia Matera 1x. Monopoli Rieti 1. Paganese Trapani 2. Potenza Casertana x. Regina Vibonese 1. Rende Viterbese x. Ce l'abbiamo fatta. Perché la doppia Juve Stabia Matera? Perché secondo me la legge dei grandi numeri. Se non adesso, alla prossima cadrà. Alla prossima sta. In virtù di quello che ci siamo detti allo stadio. Col Francavilla. Va bene. Tra poco 100 Sport Magazine a Brindisi Calcio. Vai.
Niente, volevo dire due io li sto segnando tutti, 2000, 2005, due notizie di mercato. Io voglio diciamo, vedere però dove li stai segnando, voglio l'elenco poi di tutti. Ce li ho tutti iscritti. Allora, c'è il centrocampista del Cosenza, Ivan Varrone, che è stato chiesto dal Carpi in Serie B. E poi mezza Lega Pro per Ivan Varrone. Poi c'è un giocatore di Francavilla. Posso dire una cosa? Però, guarda, non ho informazioni in questo senso. Però, a naso... Secondo me su Varrone, lo ricordiamo tra l'altro centrocampista ex Fondi, Ternana, ci potrebbe essere anche la Virtus Francavilla. Io ho detto una cosa ieri, non sarebbe pezzo, un colpo clamoroso, un importante. Colpo allora, io ho detto una cosa in un servizio che ho scritto ieri. Magri, stadio permettendo, la condizione sine qua non nello stadio, Magri che è molto ambizioso, vuole fare una squadra importante nel futuro. Non so se già l'anno prossimo o tra due anni. Il sogno del Francavilla potrebbe essere addirittura Leonardo Perez, attaccante del Cosenza, che tra l'altro è di Mesagne. E secondo me tra i calciatori da Virtus per un progetto importante potrebbe esserci anche Ivan Varrone. Però considerazione mia personale, vai. Poi c'è un ragazzo del 2002 che in questi giorni andrà a fare un provino proprio a Castellammare de Stabia. Si chiama Antonio De Pace, ex giocatore della Virtus. Antonio De Pace? De Pace. Va bene. Di Oria, provincia di Brindisi. Noi tra poco ci ritroviamo perché c'è la trasmissione sul campionato di eccellenza sul Brindisi Calcio. Intanto grazie a Gianfranco Mancino, a Tommy Lamarina e ad Andrea Contaldi. Parte tecnica di questa trasmissione curata da Alessandro Colavito in regia con Alessandro Bardaba in RVM. Noi ci ritroviamo, per chi ci segue in televisione, tra poco con 100 Sport Magazine, Brindisi Calcio, tra poco. Ben ritrovati nuovamente insieme, 100 Sport Magazine, Brindisi Calcio, parleremo del campionato di eccellenza, non cambia nulla o quasi in vetta la graduatoria perché il Brindisi si riprende il secondo posto, seppur in condominio con il Barletta che ha pareggiato contro il Vieste, tra l'altro il Vieste ha anche fallito un calcio di rigore, il Brindisi come sapete ha travolto, sicuramente è stato il risultato più sorprendente, l'Unione Calcio Biceglie, mentre il Casarano, come era prevedibile, ha passeggiato contro i giovani della Vetrana che la scorsa settimana ha praticamente perso tutti i suoi big. Questa squadra aveva iniziato con l'ambizione di primeggiare in campionato, qualcosa è evidentemente andata storta e quindi adesso ha completamente ridimensionato il progetto. Domenica scorsa però ha giocato praticamente con una formazione juniores e quindi il Casarano ha avuto vita facile. Questo è il quadro completo dei risultati, ci aiutiamo con la grafica, dunque nell'anticipo perché si è giocato di sabato, il Brindisi ha superato l'Unione Calcio Biceglie 6-1, è stato sicuramente un turno particolare perché è stato il primo turno dopo la chiusura del mercato dilettanti. La notizia incredibile è che tutte le squadre che si sono rinforzate di più non hanno vinto praticamente, però evidentemente è lo scotto da pagare. Grande l'Alto Sale, il San Severo. Lo scotto, sì, parlavo delle big, è lo scotto da pagare quando si fa mercato, le prime giornate sono sempre molto molto delicate. Una delle squadre che si è rinforzata di più è sicuramente l'Unione Calcio Biceglie, che ha preso 6 giocatori di grande valore, però la sensazione che ho avuto io allo stadio è che la fame che aveva il Brindisi, proprio la cattiveria, la rabbia per quelle due sconfitte consecutive avrebbero consentito ai biancoazzurri di battere chiunque sabato scorso. 6-1 con la tripletta di Pignataro, il Casarano vince 7-0 con quel che resta della Vetrana, anche se in settimana la Vetrana ha annunciato l'acquisto di 4 o 5 calciatori. Il Gallipoli ha superato il Corato, questo è un altro risultato sorprendente, 3-0, il Corato lo ricordiamo è una anche delle per corazzate, le dimensioni. Sì, è una delle corazzate di questo campionato, tra l'altro domenica arriverà il Fanuzzi per affrontare il Brindisi. Il Mesagne, altro risultato sorprendente, ha battuto il Trani 3-1. Il San Severo in rimonta ha battuto la Molfetta Sportiva 4-0. Questo, se possibile, 4-2. Questo, se possibile, ancora più clamoroso perché anche il Terlizzi ha vissuto una settimana terribile. Il presidente si è dimesso, sono andati via molti big dalla rosa. Ha fatto 0-0 con la Fortis Altamura, che secondo me, delle grandi,
è stata la vera regina del mercato, perché ha fatto degli innesti importantissimi. Penso soltanto ai due attaccanti, Ladogan e Di Matera, insomma. Eppure 0-0 a Terlizzi, incredibile. 0-0 tra Vieste e Barletta, col Vieste che, come diciamo, ha fallito un calcio di rigore con Colella. E poi, clamoroso, Moffetta Calcio, altra squadra che si è rinforzata in maniera prepotente, ha perso in casa contro l'Otranto che si è imposto 2-1, risultato che ha determinato poi l'esonero di Pino Giusto e di tutto il suo staff. Che già era stato esonerato e poi richiamato. Esatto, già era stato esonerato e poi richiamato su richiesta dei calciatori. Tutto questo, dopo 15 giornate, ha determinato questa classifica. C'è sempre questo accenno di fuga del Casarano che ha più 6 sulla coppia Brindisi, Barletta, è un campionato bellissimo però. Il Gallipoli 25, scusate, il Gallipoli 25, poi la Fortis Altamura, che vedete comunque si può inserire ancora nel discorso promozione diretta, via via tutte le altre, sorprende in maniera clamorosa la posizione del Corato, che lo ricordiamo è finalista di Coppa Italia, aveva iniziato con l'ambizione di vincere il campionato e che lì invece nei bassi fondi della classifica fa un bel salto avanti il Mesagne e fa un piccolo salto avanti anche il San Severo, che adesso ha una squadra oggettivamente fortissima dopo il mercato di riparazione. Allora torniamo sui risultati, Gianfranco. È un campionato folle? Beh, è un campionato bellissimo, però guardando la classifica io penso che le pretendenti alla vittoria finale possono essere l'Altamura, che vedo una bella squadra. E come hai detto tu, ha fatto un mercato di riparazione importante. Vedo bene anche il Brindisi, perché anche il Brindisi si è mossa bene. E il Barletta, mi aspettavo qualcosa di più dal mercato, sinceramente. Casarano sì, ha 6 lunghezze di distacco, però con tutte le squadre che si sono attrezzate si deve scontrare anche con queste. Quindi penso che è ancora tutto aperto, perché 7 punti non sono tanti e non sono pochi. Gianfranco, allora, il Brindisi ha cambiato qualcosa, no? Nel senso, vabbè, fondamentalmente, a parte Cordisco, che era un giocatore importante per il Brindisi, sono andati via tutti i giocatori che ormai non avevano più spazio, parliamoci chiaramente. Credo che sia stato fatto più un mercato basato sulle esigenze di spogliatoio che di gruppo che sulle esigenze tecnico-tattiche, questa ho la sensazione. Ha trattenuto comunque praticamente tutti i pezzi pregiati, Quarta era richiestissimo, Procida era richiestissimo, tutti in Serie D, Fruci era richiestissimo, Marino, insomma tutti in Serie D, qualcuno aveva avuto anche addirittura qualche chiamata di Serie C. Sono arrivati De Pasquale, che si è aggregato mercoledì al gruppo, ex Grosseto, Zizzi, difensore centrale al posto del Fasano al posto di Boulam. Due under. Zizzi è uno che ha vinto il campionato col Fasano, sì, non sì, è uno che. Sì. Quindi è stato fatto un mercato. Lo stesso De Pasquale, no? 3 anni fa, votato come miglior giocatore dei 9 gironi di Serie D, vinse il premio della federazione. E poi due under, Liegi e D'Angelo. D'Angelo già esordito sabato scorso, che è un 99, però uno che ha già 50 presenze in Serie D, quindi comunque questa è una cosa importante. Adesso si sta cercando di portare un attaccante ancora e probabilmente altri due giocatori come under, che potranno arrivare però dal 2 gennaio in poi all'apertura del mercato di riparazione. Cosa faresti tu se fossi adesso il direttore sportivo, il direttore tecnico del Brindisi? Sicuramente prenderei. Lasceresti tutto così o interverresti ancora tutto sul mercato? Ma solo la fase, prenderei un centrocampista e un attaccante, basta. Un attaccante più che altro che riesce a vedere la porta per buttare la palla dentro. E in questo senso vi chiedo, la tripletta di Pignataro, che adesso è arrivato già a quota 7 in classifica, cosa può rappresentare per il Brindisi e per il calciatore, visto che il tormentone all'inizio del campionato è stato che mancava il grande bomber? Tommy. Sicuramente rappresenta un'arma in più per il Brindisi, soprattutto in vista del girone di ritorno. La tripletta l'ha rilanciato anche nella classifica cannonieri con 7 gol, come dicevi tu. Però serve sempre, a mio avviso, come ho detto qui nell'ultima puntata in cui sono stato ospite, al Brindisi manca, a mio avviso, ripeto, un giocatore di rapina. Un giocatore al centro dell'area che ti faccia salire la squadra e non una torre come potrebbe essere Pignataro. Però, ripeto, da accoppiare sempre a questo attaccante. Allora, aspettate, vediamo quello che è successo tra Brindisi e Bisceglie e poi commentiamo insieme.
Il Brindisi spazza via polemiche e malumori, riuscendo a travolgere l'Unione Calcio Bisceglie, una delle formazioni che si è maggiormente rinforzata nel mercato di riparazione con un tennistico 6-1. La formazione di Olivieri, scesa in campo in maniera piuttosto spregiudicata, preme subito sull'acceleratore, la vince soprattutto sul piano caratteriale. Il tecnico biancazzurro propone un offensivo 4-2-4 con la Scirignola tra i pali, linea difensiva con D'Angelo, Iannicello, Fruci e Ruscini, Iaia e Marino in cabina di regia, in attacco contemporaneamente Quarta, Pignataro, Acosta e Procida. Molti nuovi acquisti nel Bisceglie dal primo minuto sul rettangolo di gioco, pronti via al quarto minuto, il Brindisi è già in vantaggio, tiro di Procida dalla distanza deviato, finisce alle spalle del portiere ospite, subito 1-0 per il Brindisi, atmosfera particolare al Fanuzzi, la curva infatti non canta, resta vuoto il settore per rispetto a Gianfranco Ultra che sta lottando in queste ore tra la vita e la morte. Ottavo minuto, il Brindisi trova già il raddoppio con Acosta, l'attaccante argentino si esprime con una gran bordata dalla distanza che lascia impietrito l'estremo difensore avversario. 2-0, primo gol con la casacca bianco-azzurra per l'ex punta del Francavilla in Sinni. Il Brindisi continua a premere sull'acceleratore, il Bisceglie stordito è al 13esimo, è 3-0. Questa volta in gol ci va Pignataro che si libera da un avversario, si invola verso la porta e trova il tris. La gara è praticamente già conclusa. Pignataro però vuol dimostrare di essere l'attaccante che forse fino ad oggi è mancato al Brindisi, al 21esimo va ancora in gol, scatta sul filo del fuorigioco e batte Lullo che nella circostanza commette un'enorme ingenuità. Poker Brindisi è davvero un record, 4 gol in 20 minuti per la formazione di Olivieri, si diverte il pubblico sugli spalti, il Bisceglie prova a riaprirla al 28esimo con il neoacquisto Compierchio, l'attaccante classe 90 batte la Cirignola e 4-1 girandola di gol al Fanuzzi. 35esimo, ci prova Iaia che alza troppo la mira da buona posizione, poi al 42esimo arriva il quinto gol del Brindisi, davvero un primo tempo folle, batti e ribatti in area di rigore, quarta al volo, va in rete, si conclude così la prima frazione con il montaggio di Dario Spagnolo. Passiamo alla ripresa girandola di cambi dentro Salamina e Merito per Ruscigno e Procida, il Bisceglie richiama Petrachi con Pierchio e De Giosa per Quercia, Paolillo e De Mango, poi nel finale esce anche quarta in favore di De Fazio, il Brindisi chiude i giochi poi definitivamente allo scadere, in gol ancora Pignataro in contropiede, finisce così tripletta per l'attaccante brindisino Doc, Brindisi 6 Bisceglie 1. Allora, forse la notizia principale è che il Brindisi è riuscito, Andrea, a giocare a calcio su un terreno impossibile, però sei d'accordo con quello che ha detto Olivieri, che hanno detto i dirigenti, la squadra è entrata in campo veramente arrabbiata, satanata? Guarda, c'era la rabbia, no, di riscattare le due sconfitte, quella nel big match col Casarano e poi quella maturata anche a Barletta in un altro derby importante, quindi c'era tantissima rabbia e questa si è vista sul terreno di gioco, perché le immagini insomma parlano chiaro, abbiamo visto già nel primo tempo la partita era più che archiviata e comunque il Bisceglie non è una formazione insomma da ultima in classifica che si era anche rinforzata, quindi fa capire che magari con questa motivazione il Brindisi ha la forza di rilanciarsi anche nella rincorsa al Casarano, che dista ovviamente 6 punti, però per la partita che abbiamo visto a Brindisi e per i campi comunque difficili che ci sono in questo campionato d'eccellenza, potrebbe perdere qualche punto. Poi c'è sempre lo scontro diretto, è vero che giocherà in casa il Casarano nel girone di ritorno, però insomma c'è sempre la partita con lo scontro diretto. Una considerazione, il Vieste è stata una squadra, la classifica comunque mostra insomma che è lì, no? A ridosso anche delle prime tre, il Brindisi è stata l'unica squadra delle tre che è andata a vincere a Vieste, no? E quindi la dimostrazione anche Brindisi ha pareggiato a Vieste. Ha pareggiato, sì. Però avrebbe anche meritato in quella partita qualcosa in più addirittura, però io ricorderei alla fine